Sangallo-Fiorentina 2-4, a Mambimbi e Gol Gottler avevano segnato per eh, i padroni di casa, gli svizzeri. Quarta, Icone-Gosenz -Icone per la Viola. Seconda vittoria consecutiva in Conference per la Fiorentina, che al momento è dietro soltanto al Chelsea nel classificone complessivo. Ma è stata una partita che, insomma, secondo me conferma... Mh un po' questo quest andamento bifronte tra campionato e Conference League non tanto per i risultati perché appunto sono, arrivati, sono arrivate due vittorie consecutive e ieri alla fine la Fiorentina non ha fatto una brutta partita però diciamo che ci ha messo un po' più del solito a carburare le ultime partite la Fiorentina sia contro il Milan sia contro il Lecce secondo me aveva, partito, aveva iniziato già subito molto bene Ieri invece c'è stata qualche difficoltà di troppo. Non so se per una sottovalutazione implicita più o meno dell'avversario, però al primo tempo ieri non è stato eccezionale. Il Sangallo va in vantaggio sfruttando un errore della difesa, e poi eh, tu mi dirai che non dobbiamo sempre dire la stessa cosa. Però effettivamente anche ieri è successo la stessa cosa. Cioè Martinez Quarta in difesa, sbaglia e regala un gol agli avversari. Beh, non è un, non è un errore poi, di difesa, eh... un errore di impostazione, quantomeno. Eh. E però intanto c'è lui sempre di e mezzo, verità, però. e poi dopo la, la pareggia sul colpo di testa. E poi dopo la Fiorentina, in realtà, nel secondo tempo ha dominato, ha giocato bene. C'è stato il gol del pareggio del Sangallo, ma è stato più episodico che altro. Secondo me, era una partita in cui dovevano dare risposte importanti le seconde linee perché contro il De New Saints avevano giocato sempre le riserve. Icone, Sotil, Quame, Moreno, questa gente qua, ma non aveva giocato bene. Lì la Fiorentina fece una bruttissima partita e solo l'ingresso di Goodmunson, di Ken e di Dodò è riuscito a, a portare la vittoria. Ieri secondo me chi doveva dare delle risposte le ha date, appunto Icone stesso ha fatto doppietta e possiamo dire quello che ci pare, però intanto il suo lavoro ieri l'ha fatto. sì. sì. Quame, ieri ha fatto un po' la classica partita da con però un po' meglio del solito. Così come Sottile, che comunque sia è entrato nell'azione del, del terzo gol. Ha fatto vedere qualcosa di interessante. Ieri, paradossalmente, chi non ha giocato bene, è uno di quelli che gioca sempre bene. Che è un vero titolare, che è Adli che è stato il peggiore in campo. Che ieri era proprio fuori fase. Comunque, la Fiorentina sapeva di poter andare in Svizzera e vincere anche senza. Senza schierare i titolari anche senza il bisogno di dover forzare la mano, però non è scontato. Appunto, la partita contro i gallesi di tre settimane fa, ce lo dimostra e per certi versi anche quella di ieri nel primo tempo. Però hanno ottenuto tre punti, hanno vinto. Secondo me, è stata una scelta intelligente quella di far riposare i titolari per farli avere mh, poi il massimo del minutaggio per domenica sera contro la Roma, che esatto. è chiaramente è la partita più. Più importante quindi da segnalare comunque delle risposte convincenti da parte di alcuni. Grande partita per quanto mi riguarda di Bove, che si conferma essere un giocatore imprescindibile per questa squadra. Eh, alla fine, ieri i titolari erano solamente lui Adli, però hanno avuto un rendimento totalmente opposto, e poi appunto, niente. Perché, insomma, la partita l'abbiamo visto la raccontano gli Elites più che altro. Non c'è stato un granché da dire ecco forse quello di Martinez Quarta potrebbe essere un tema nel senso parliamo comunque del vice capitano di un giocatore importante però al momento non trova spazio se è giusto o sbagliato è un tema anche il capitano lo stesso al di là del vice capitano sì però va detto che Biraghi è il capitano non gioca perché comunque davanti a Gosens Gosens è un giocatore affermato è un giocatore molto più forte e ci sta che non giochi su Martinez quarta potremmo ragionare perché la coppia titolare è Comuzzo Ranieri, però va detto che Comuzzo Ranieri eh, al momento sono, stanno facendo molto meglio di Martinez quarta e quindi sarebbe anche sbagliato non farli giocare per una questione di certo. status. Poi che quarta sia globalmente più forte di entrambi, sono d'accordo, però non ti dà le stesse garanzie che ti possono dare gli altri due. Posto che ad esempio ieri Comuzzo quando è entrato. Eh, non voglio dire che sia responsabile perché è stato un gol proprio a caso, però c'era lui in marcatura sul, sul capitano del Sangallo, Gallo. Però vedo una difesa molto più solida quando gioca lui e anche quando gioca Ranieri ultimamente rispetto a quando gioca Martini Squart. Però l'importante per la Fiorentina ieri più che convincere era vincere, perché vuole subito dare una, una risposta forte su quello che è il classificano della Conference League. C'è riuscito. L'avversario era quello che era, però, intanto i tre punti li ha presi, e questo alla fine è quello che conta. C'è comunque interessante questo, questo aspetto perché tre dei giocatori più importanti della passata stagione erano i, i tre Argentini. cioè Se tu dici, se tu avessi chiesto, c'era anche un uh, non mi ricordo adesso come si chiama la pagina, però c'era questo reel che girava di alcuni tifosi della Fiorentina e diciamo chi confermeresti di questa stagione l'anno prossimo, e molti nominavano i tre Argentini, cioè Nico che è andato via. Beltran che poi eh, tolto adesso che con l'infortunio di Goodmanson può ritrovare chiaramente una centralità non ha mai avuto spazio in questo inizio no, di stagione no. e, e Martinez Quarta che ha perso la titolarità quindi paradossalmente non sta succedendo questa, questa roba qua, questo cambio eh, con Martinez Quarta soprattutto da quando, da quando è passata la eh, quattro, la Fiorentina Però, così, ma già ecco... a tre faceva fatica, Cioè, già a tre era adattato perché comunque... A tre non, non giocava bene secondo me però sì. credo che la che Pongracic di... è scomparso ma Pongracic è stato anche infortunato ah, okay. ha avuto tanti Ancora, problemi eh, fisici sì, ha un po' di problemi fisici da quelli non riesce a recuperare però è diventato un po' un desaparecito anche lui eh, va detto che gli inizi di Pongracic eh, 15 sono stati milioni eh, stati comunque però che in... 15 milioni non voglio dire buttati però per quello che abbiamo visto ora questo guadagno Milenkovic che tra l'altro è stato anche esaltato da Carragher qualche giorno fa in un'intervista ha detto questo è forte forte non capisco perché l'abbiano venduto certo la scorsa stagione in realtà Milenkovic non è che avesse fatto certo. bene comunque penso che la Fiorentina a 4 si esprima molto molto meglio è vero che ehm, dei giocatori comunque importanti ne possono un po' risentire io penso sempre a Gosens perché Gosens è più un esterno a tutto campo che un terzino vero e proprio quindi magari gioca bene però fa partita da 6-6 e mezzo, non riesce sì, a esprimersi. È limitato. È, è limitato. non riesce a esprimersi come dovrebbe. però un centrocampo a due, composto da Adli, e in realtà a cose normali, poi è rientrato da Cataldi, che secondo me è uno di quelli che si è imposti meglio. Col pani largo a destra, quindi in un ruolo dove riesce ad avere più campo davanti a sé. Eh, Gudmundsson è nel suo ruolo preferito. Adesso non giocherà, forse starà fuori circa 50 giorni, che comunque è un periodo lungo. Bove viene messo in questo ruolo ibrido a sinistra, in cui quindi alle volte fa l'ala, alle volte rientra a fare la mezzala, eccetera. Secondo me è comunque il sistema in cui la Fiorentina si esprime meglio. È vero, perdi Martinez, quarta, però, nell'ottica di quello che serve poi alla squadra, meglio perdere un giocatore che sacrificarne 4 o 5 per questione di ruolo. No, ti dico. Sono d'accordo. Son in generale, poi appunto, c'è qualcosa ancora da limare, però effettivamente insomma, si stanno, sta, cer... sta iniziando a trovare una quadra che inizialmente faceva fatica a trovare anche con il cambio di sistema che, che insomma molti chiamavano e che poi effettivamente è avvenuto. Guarda, l'unico per cui mi dispiace che stia trovando poco spazio è Caiode, eh, perché... sì. cioè non In solo questione per questione di Fiorentina, ma anche per il calcio italiano, perché Caiode è veramente forte, per me dovrebbe essere uno dei pilastri dell'Italia che verrà. Ma l'esempio anno... è sempre quello: invece di spendere 20 milioni-15 milioni sulla milioni per Royale per Royal, eh, e ti a prendere il a di Era meglio, è, molto, è già molto più forte. Però quest'anno non sta mai giocando perché eh, Dodò, Dodò quest'anno non, lo, beh, non certo. lo puoi togliere. Ma già Dodò era forte l'anno scorso, certo. infatti, possiamo dire che la fortuna di Caiode è stata l'infortuna di Dodò. So che non è una cosa molto bella da dire, però oggettivamente certo. è stato così. Quest'anno però Dodò si è espresso ad altissimi livelli. Io dico che Dodò potrebbe pure meritarsi una chiamata in nazionale per come sta giocando e quindi Cagliode ci sta rimettendo. Ecco, quello dispiace perché comunque parliamo di un ragazzo giovane, un 2004 mi pare, non mi ricordo se è 2004 o 2005, però molto giovane e sarebbe bello vederlo titolare. Nella pre-season addirittura Palatino lo metteva come braccetto di destra della difesa 3 e quindi giocavano sia lui sia Dodò, però evidentemente hanno notato che questa strada non, non era percorribile, comunque sia alla fine i risultati, e ti dico anche come sta giocando la Fiorentina in questo momento, da, dando ragione a Palladino, ora lascia perdere che magari hanno giocato contro il Sangallo ora, che nel turno prima ne aveva presi 6 dal Cerco al bruce oppure il certo. Lecce che era in un periodo di, di buio, e comunque ha perso 6 a 0... Sì, però paradossalmente la partita contro il De Senza, che è la squadra più certo. scarsa del lotto, è stata la peggiore. Però io credo che la Fiorentina abbia trovato una quadra, un'identità di gioco che prima non aveva, e pur con dei limiti per alcuni profili, che è costretto a schierare, eccetera, comunque non parliamo dell'Inter, parliamo del Barcellona, parliamo della Fiorentina. È una squadra che a me inizia cioè sta iniziando a piacere, è molto diversa da quella dell'anno scorso, però potrebbe fare dei buoni risultati. Sì, peraltro appunto questa era la quarta vittoria consecutiva in generale perché ha fatto The New Saints, Milan, Lecce san gallo con la sosta in mezzo chiaramente e la prossima è con la Roma. Visto che esatto. insomma ne avevamo accennato come la vedi quella partita lì perché dopo ci arriviamo magari sulla Roma, però insomma io ti dico che vedo la Fiorentina addirittura favorita, però insomma poco ci manca perché è una squadra che sta bene, che è in forma che, che sta iniziando a convincere mentre la Roma è all'opposto al momento. Sì adesso la Fiorentina dovrebbe proprio azzannare la preda nel momento in cui sta sanguinando eh, però magari sono quelle classiche partite in cui incontri certo, una squadra nel suo momento peggiore, vabbè che ieri la Roma ha vinto e poi l'altra la, squadra vince. La Roma globalmente parlando è più forte della Fiorentina Serena non ha Di Bala, non ha Sole, non ha Baldanzi, però, e affronterà tra l'altro la partita senza Gudmundsson che forse in valore assoluto è il giocatore più forte della Rosa e che è da valutare perché insomma ieri era convocato ma era più aggregato al gruppo, non era, era in tribuna, perché comunque contro il Lecce si era fatto male. Però credo che la Fiorentina comunque possa dire la sua, anche perché, come ha detto Mario, giustamente, mentalmente sta meglio della Roma, quindi magari può tirar fuori un'altra volta il coniglio dal cilindro. Sì, vediamo. Insomma, da, ora magari alla Roma ci arriviamo. Il disco, vabbè, a parte questa roba qua, perché effettivamente cioè, è interessante il fatto che giocavi col San Gallo e poi nella partita prima si è stato espulso proprio gallo. Vabbè, queste le classiche cretinate nostre però per quanto riguarda invece la conference in generale è inutile fare sempre lo stesso solito discorso ricordiamo soltanto appunto i prossimi impegni europei giusto per ricordarli però è inutile ogni volta fare il discorso che può fare è chiaro che è più forte di tutte quelle che affronterà e quindi può vincerle tutte sulla carta però insomma eh, Apoel in trasferta Pafos e Lasca in casa Ghimarash in trasferta questi sono i quattro impegni eh, che dovrà affrontare la Fiorentina nelle prossime mh, uscite europee e peraltro, vi dono quest'altra curiosità: in questo momento, perché sto iniziando a calcolare così perché poi non serve a nulla, farlo alla, alla seconda giornata per la conferenza alla terza per l'Europa League. Tuttavia, comunque lo faccio così per curiosità. E in questo momento, essendo seconda, la Fiorentina affronterebbe la vincente dell'ipotetico playoff Shamrock Rovers-Helsinki. Quindi, effettivamente, comunque al momento gli andrebbe bene perché comunque sono due squadre abbastanza abbordabili. E questo così, giusto per completezza e per curiosità. Vedremo un po' come si svilupperà. Secondo me, come ho già detto in passato, la Fiorentina ha il potenziale per vincere tutte e quattro, Ha eh, maggior ragione perché sta trovando la quadra, diciamo a livello tecnico-tattico, per cui... Vabbè, ah la Fiorentina in generale ha come obiettivo quello di andare avanti il più possibile in conference. Certo, ma... Sì, togli il Chelsea è veramente la squadra la più, più forte, chance, sì, più forte sì. poi se vogliamo fare gli esterofili e dire che il betis è più forte della fiorentina lo possiamo dire è una buonissima squadra una buona però... squadra ma la fiorentina è più forte secondo la me è più forte, sì. se prendiamo i titolarissimi eh, Gudmundson, can bove eccetera la fiorentina è più forte e poi tra l'altro la fiorentina può anche secondo me è anche normale che sia così sperare che il Chelsea magari possa fare qualche passo falso anche perché il Chelsea, se non sbaglio, nella lista UEFA, a parte Palmer, che comunque sia il giocatore più forte che hanno, non ha incluso altri giocatori forti eh, che ha perché comunque hanno 50 giocatori. Sì, però vabbè. E quindi magari può sperare che possano incappare in qualche in errore, a parte non ci deve pensare adesso perché non la deve affrontare nel, nel classificone. Quindi è giusto che faccia la sua, la sua avventura per i fatti suoi. Poi da dopo si può iniziare a ragionare anche su, su queste dinamiche qua. Sì, sì, ma poi cioè, comunque alla fine rientrerà perché poi, cioè, immagino, dal, al secondo giro di, di convocazioni, chiaramente Palmer lo metteranno dentro, semplicemente l'hanno escluso dal... che è comunque è una scelta particolare, però l'hanno escluso dalla fase a gironi per, per utilizzarlo solo in campionato. Però perché comunque, insomma, il Chelsea, passeggiando, infatti ha fatto... Le vinto contro Sì, sì, le vince tutte. Eh, la Fiorentina se sta, in, se sta in giornata può giocarsela con tutti, tranne il Chelsea P vabbè, secondo me anche col Chelsea ma perché il Chelsea comunque è squadra forte ma non solida diciamo, però ha affrontato alcune partite in modo non serio, sì, diciamo che all'inizio ha fatto molta fatica la Fiorentina infatti c'era anche un po' a un certo punto si era anche creata un'area un, un po' Eh, rarefatta attorno a, al buon uh, palladino cioè a un certo punto veramente iniziava a scricchiolare la panchina addirittura ma non perché non, fosse non sia un buon allenatore ma perché sappiamo come funziona in Italia basta fare un paio di risultati negativi e già è finito tutto però insomma è vero, cioè, questo, questa è una cosa importante la cioè, Fiorentina rischia di non qualificarsi ricordiamo con una squadra... Di... Al, al limite del professionismo ai rigori deve ringraziare De Gea, cioè, questa è una roba che va ricordata perché è veramente assurda. Però ora sembra aver trovato la quadra, per cui vediamo. Insomma, in primis, il test con la Roma che è importante perché va bene la vittoria con il Milan, però è stata una vittoria anche in cui ci sono stati degli episodi, due rigori sbagliati, eccetera, eccetera. Vediamo come affronta la Roma, che è una squadra che comunque sta faticando. Se riuscirà a fare una buona prestazione, magari portare a casa il risultato, e allora eh, iniziamo a capire che dimensione può avere nel corso della stagione questa, questa squadra.